Siamo qui alla Feltrinelli di Napoli, con gran piacere e onore sono con Gianetto Regassani per C'eravamo tanto armati, ancora un libro, il terzo, dove ancora una volta si toccano una serie di particolari, attenti argomenti. Ci sono degli incontri importanti come con la signora Welby, si parla di giovani, di omofobia, di omosessualità, di problematiche, ma soprattutto di quello che questo lavoro doloroso, rabbioso, così come lo ha descritto Maurizio De Giovanni in presentazione, che è quello che tu porti avanti come avvocato, ma come persona, come uomo, come scrittore. Sì, questa volta è un libro più sofferto, perché parlo di violenza in famiglia in tutte le sue declinazioni terribili. La violenza contro le donne, ma la violenza anche contro i bambini, a tutti i livelli, ma anche la violenza del sistema. Certo. Perché molte volte il sistema non risponde alle domande di giustizia. Il 60% delle donne che sono state assassinate nell'ultimo anno avevano già sporto denuncia. La denuncia si trasforma in una condanna a morte. E questo è insopportabile, è un grido di dolore che lancio come avvocato, come presidente di una grande associazione come l'AMI, perché penso che gli avvocati non debbano più parlarsi addosso o essere corporativi, debbano anche sottolineare quello che non funziona in questo paese. Siamo un paese molto arretrato a vista culturale. Abbiamo introdotto il divorzio per ultimi, le unioni civili per ultimi, abbiamo capito che tutti i figli sono uguali, ma siamo ancora molto molto indietro, perché l'esercizio dei diritti fondamentali nel nostro paese non avviene, o quando avviene avviene in molto ritardo. Non c'entra col libro, ma c'entra con la tua vita, come, per quello che sei come figlio. Io sono molto emozionata perché tuo padre per me è l'emblema di quello che è una reale giurisprudenza, un modo di raccontare e di far emergere la verità, anche entrando in una sorta di corrispondenza con chi è dall'altro lato, dal male a fare. Tuo padre Dino Gassani è la persona che ha ispirato tanti avvocati, tanti giuristi. Quanto ha significato per te, quanto può essere stato gravoso essere figlio di Dino Gassani? Beh, insomma, innanzitutto la morte di mio padre è stato un eroe. Assolutamente, perché sì. Per quello che è emerso dal processo, lui ha deciso di morire. Non è morto in un agguato, no. Lui ha deciso: voglio morire. Infatti l'ultima frase trovata sulla sua scrivania era questa: non posso perdere ogni dignità davanti ai suoi killer, trovata dalla polizia. Beh, la figura di mio padre è una figura molto importante per me, ma non mi sono fatto condizionare dalla sua grandezza umana e professionale, perché sapevo benissimo che l'unica mia salvezza sarebbe stata quella di trovare una mia strada. Non scimmiottare il padre, ma inventarmi me stesso, recuperare me stesso. Io dovevo fare l'architetto, ho deciso di fare l'avvocato, e siccome l'ho fatto senza nulla pretendere, mi è riuscito meglio, perché l'ho fatto con serenità. Ho scelto poi la mia strada, non ho voluto fare più il penale, ho fatto il diritto di famiglia, ho scelto di andare via, quindi non ho voluto sfruttare il cognome importante di mio padre in Campania. Ho voluto rimettermi in gioco, partire da zero, anzi da sotto zero, perché sono stato costretto a fare tanti lavori per mantenermi gli studi, ho fatto anche il cameriere. Però tutto ciò che in maniera dignitosa ti ha permesso di andare avanti e di non essere tra virgolette schiavo o chiedere necessariamente a quel cognome che aveva un suo peso. Sì, perché aveva un peso che poi valenza. Il paradosso, non solo io non sono un figlio d'arte, sono un orfano d'arte. Certo. Quindi magari fosse stato un figlio d'arte, almeno aveva almeno ottenuto qualcosa. Io di mio padre non ho potuto da mio padre non ho potuto apprendere nulla questa della professione. Non so nulla. Per me era come lavorare al buio senza sapere nulla, e quindi cercare di rispettarne la memoria semplicemente lavorando, facendo il mio lavoro. Vivo a Roma e quindi non ho più contatti con la sua realtà, però il ricordo di mio padre è vivo ogni giorno. Non c'è giorno che io non pensi un momento a mio padre e benedica gli insegnamenti che mi ha dato. Io l'ho perso che ero ancora un ragazzo a scuola, ma quel poco tempo è stato molto importante con me. Io ti ho visto come tanti, è la prima volta che ti incontro di persona, hai in questi occhi proprio quello sguardo, quella dignità, quella rabbiosa indignazione che serve a fare poi un lavoro come quello tuo. Sì, io ho un'adrenalina che mi tiene in vita. Io a volte non so neanche come faccio a fare questa vita. Pensare che questa notte ho fatto un viaggio in treno da Sanremo per venire a Napoli, però la gioia di venire qui era più forte di qualsiasi ostacolo. Certamente quando vai a raccontare certe cose la gente pensa che magari mi drogo, e invece si chiama adrenalina, si chiama amore per il proprio lavoro, il rispetto per gli altri, per gli impegni presi, e questo è il segreto.
Allora, io ringrazio Gianettore Cassani, c'eravamo tanto armati, io lo consiglio, mi sono permessa di già sbirciarlo, guardarlo, e ho ascoltato voi, Maurizio De Giovanni, Raffaele Sdino, Valentina De Giovanni. Io dico che questo libro deve finire sulle scrivanie di tanti avvocati, giudici e genitori, perché è veramente è un testimone, è qualcosa che può servire a migliorare a volte le brutture di quei processi. Quindi io ti ringrazio assolutamente. Grazie. Tanto. Grazie. Grazie. Molto.